un criterio cronologico, e quindi parliamo di Kant. Kant viene considerato spesso come uno dei protagonisti assoluti dell'illuminismo. In realtà c'è chi pensa che Kant sia un Giano bifronte, si può dire, che attraverso la critica della ragion pura sia rivolto all'illuminismo e attraverso la critica del giudizio sia rivolto al romanticismo. In realtà Kant fonda l'estetica, perché nella critica del giudizio ci sono i contenuti della bellezza, riforma e bello. Possiamo dire che nella critica della ragion pura c'è la centralità dell'io, l'io legislatore dell'universo. Nella critica della ragion pratica nasce questa idea forte e potente della libertà. Nella critica del giudizio, l'idea si mischia, l'idea del soggettivo e dell'oggettivo, e si introduce come elemento anche di lettura della metafisica, cioè si dice che la filosofia di Kant si ferma, non va oltre la metafisica. In realtà nella critica del giudizio questo, a mio modo di vedere, non avviene. Ecco perché nella critica del giudizio ci sono tutti gli elementi, dell'inizio del romanticismo. E quindi Diego, l'ideatore, il fondatore del concetto filosofico del bello è proprio Kant. Ieri tu parlavi a proposito di Platone, di un'idea dell'arte, non proprio, diciamo, l'arte secondo Platone non era al centro, copia della copia. Allora, parliamo di questa idea, questa fondazione dell'idea del bello, che è proprio tipicamente kantiana e che viene espressa soprattutto nella critica del giudizio. Grazie. Sì, trovo molto efficace l'espressione che vede in Kant un Giano bifronte, perché effettivamente la definizione di Giano bifronte ci permette di cogliere alcune determinazioni fondamentali dell'ambivalenza strutturale del pensiero di Kant. Già nella critica della ragion pura, che come sapete è la prima delle tre critiche rispetto alle quali la critica del giudizio del 1790 è l'ultima, nonché il compendio del progetto critico, la critica della ragion pura nella sua prima edizione del 1781, quindi in neanche 10 anni Kant ha sviluppato l'intero sistema della critica, del criticismo come viene definito. Già nella prima critica Kant si presenta a tutti gli effetti come un Giano bifronte. In che senso? Per un verso, come sapete, Kant di fatto delegittima i sogni di un visionario, per usare una sua espressione, della metafisica, e prova a ricondurre il sapere filosofico nei perimetri della mera empiria, cioè del sapere empirico. La ragione deve procedere mantenendosi sul piano della pura esperienza. Ed è ipso facto delegittimato ogni salto metafisico verso la trascendenza. Anima, mondo e Dio, investigate nella dialettica trascendentale, non possono essere oggetto di conoscenza. Con ciò non significa che non abbiano una loro funzione euristica, da che ci permettono di organizzare le nostre conoscenze come se, dice Kant, al sol, come se fossero rapportate a un'anima, a un mondo e a Dio. Anima, la totalità dei fenomeni interni, Dio, la totalità di tutti i fenomeni, mondo, la totalità dei fenomeni esterni. E tuttavia la conoscenza deve limitarsi al piano empirico, tramite le categorie dell'intelletto, mediante le quali, con la sintesi a priori, noi conosciamo in maniera scientifica, certa, indubitabile la realtà. Martin Heidegger nel Novecento dirà che Kant, con la sua tesi sull'essere, per un verso, riconduce la verità a certezza. La verità diventa certezza rappresentativa del soggetto che in maniera newtoniana investiga sulla realtà. Ed è come se Kant naturalizzasse le categorie di Newton, causa, sostanza, effetto, trasformandole in un apparato a priorico della nostra mente. Ancora prima che noi facciamo esperienza del mondo, già inquadriamo tutto ciò che accade nel mondo mediante le categorie della fisica newtoniana.
Kant distingue dunque tra una natura formaliter spectata, ossia le categorie dell'intelletto che ancor prima dell'incontro con la sensibilità sono strutturate secondo causa, effetto, sostanza e così via, e una natura materialiter spectata, che è la natura così come noi la conosciamo empiricamente applicando le categorie. Quindi un Kant empirista da un certo punto di vista, un Kant che destruttura i sogni della metafisica e li riconduce al piano della scienza empirica. L'obiettivo del resto che Kant si prefigge nella prima critica è quello di ricondurre alla certezza propria della fisica e della matematica anche la filosofia. La domanda è: cosa posso sapere? E Kant risponde: posso sapere ciò che riguarda l'esperienza empirica, riconducendo il sapere a quell'ambito esclusivo. E tuttavia Kant, in ciò sta il suo elemento di Giano Bifronte, già ammette in qualche modo un'apertura verso quello che verrà definito l'idealismo trascendentale, ad esempio Fichte, ma poi anche Hegel e Schelling, nella misura in cui riconosce che non c'è oggetto senza soggetto. Riconosce cioè il fatto che il mondo oggettivo è sempre mediato dal porre dell'io pensante. Kant esprime questo concetto sostenendo che l'io penso, ich denke in tedesco, deve poter accompagnare ogni mia rappresentazione. Questo vuol dire che il rapporto di soggetto e oggetto è un rapporto di mediazione reciproca, tale per cui il mondo oggettivo è sempre mediato dal nostro pensare. E quindi già abbiamo il tema fondamentale dell'idealismo, quello per cui il mondo, il non io, dirà Fichte, dipende dall'attività ponente dell'io. In ciò sta l'elemento bifronte di Kant, per un verso, ripeto, empirista e per un altro verso idealista. Possiamo definire forse con un ossimoro quello di Kant un idealismo, anzi un empirismo trascendentale, un empirismo ma al tempo stesso con l'apertura trascendentale. Questo per quel che riguarda la prima critica. Per quel che riguarda poi la struttura generale del pensiero di Kant, si tratta anche in questo caso di un pensiero che si struttura nella forma di un Giano Bifronte, da che Kant con le prime due critiche crea una sorta di iato fra due diversi mondi, fra due diverse tipologie di uomo. Abbiamo da un lato il piano fenomenico, con l'uomo fenomenico che è l'ambito della necessità, è l'ambito delle cause, è l'ambito della natura newtoniana che procede in maniera meccanica, dove tutto può essere calcolato, quantificato e conosciuto secondo i canoni della scienza, ma poi abbiamo, ed è il tema al centro della seconda critica, abbiamo il piano numenico, quello della libertà pratica. In questo ambito diverso, che è quello dell'agire, Kant recupera pienamente ciò che nella prima critica aveva, per così dire, messo tra parentesi, anima, mondo e Dio, e di fatto ammette la libertà dell'agire pratico. La libertà essendo per Kant la capacità di determinare una nuova catena causale. Sono libero nella misura in cui posso porre in essere liberamente, senza essere determinato, una nuova catena causale. Ora, l'immagine che emergeva da queste due architetture della prima critica e della seconda era un'immagine di un mondo diviso in due e di un uomo stesso diviso in due, homo phenomenon e homo noumenon. La terza critica, che è quella sulla quale oggi più ci concentreremo, tenta di riannodare queste due dimensioni, prova a riallacciare fra loro il piano fenomenico e quello noumenico per provare a vedere se si dia una possibilità di ravvisare la libertà anche nel mondo fenomenico, facendo dunque la critica del giudizio da cerniera fra la prima e la seconda critica. E non è un caso che Kant verrà apprezzato dai romantici soprattutto alla luce di questa terza critica, che è quella mediante la quale vi è un'apertura alla figura del genio, alla figura dell'esperienza estetica, alla figura della libertà. Se l'idealismo, penso soprattutto a Fichte, ma poi anche a Hegel, che pure fu spietato critico di Kant, apprezza soprattutto il motivo trascendentale, ossia, per dirla con il tedesco di questi autori, kein Objekt ohne Subjekt, non c'è oggetto senza il soggetto, o se preferite, non c'è l'essere senza il pensare,
Il romanticismo preferisce invece la terza critica e il tema estetico, il tema del genio, della fantasia e dell'arte in generale. Kant, in particolare nella terza critica, pone il problema di un nuovo tipo di giudizio rispetto a quello che aveva affrontato nella prima critica e quindi in qualche modo amplia il proprio orizzonte. In particolare Kant, cercando di ammettere la possibilità della libertà all'interno del sensibile, pone in essere nuove categorie fondamentali che non siano quelle soltanto del giudizio determinante. Giudizio determinante, che è di fatto il giudizio ammesso nella prima critica, ove si dice che conoscere significa giudicare, cioè ricondurre il particolare all'universale. Ogni qualvolta noi entriamo in contatto con il mondo sensibile, immediatamente operano delle categorie che ce lo fanno conoscere. Sotto questo riguardo Kant usa nella prima critica la celeberrima immagine della rivoluzione copernicana. Come Copernico mutò la prospettiva, così anche fa Kant, spostando lo sguardo dall'oggetto al soggetto. In verità è stato notato che l'immagine della rivoluzione copernicana non è la più efficace se si considera che Copernico decentra il soggetto umano con la sua prospettiva. Kant invece pone al centro il soggetto, ma al di là di questo aspetto è efficace questa immagine kantiana, perché ci aiuta a capire la metamorfosi di prospettiva. È il soggetto, il fondamento del nuovo sistema del sapere. Kant lo fa naturalmente, come sapete, per risolvere l'aporia di David Hume. Il mondo sensibile non mi dà mai l'universale. Quando io vedo una palla da biliardo che urta un'altra palla da biliardo, non vedo la causalità, non la trovo empiricamente operante, vedo solo la contiguità nel tempo e nello spazio, ma la causalità non la ricaverò mai. E quindi l'aporia di David Hume viene superata da Kant dicendo: la causalità non la vedo mai empiricamente, perché la applico avendola trascendentalmente come categoria a priori. E quindi, tra l'altro, notazione importante terminologicamente parlando, l'estetica, che voi sapete, immediatamente applichiamo all'ambito della filosofia del bello, della filosofia dell'arte, e questo a partire da Baumgarten, filosofo che tematizza l'estetica in questa accezione, ma in realtà Kant nella prima critica usa ancora il termine estetica nell'accezione propriamente ellenica, aesthesis, percezione. L'estetica trascendentale si occupa del modo con cui noi riconduciamo l'elemento sensibile a forme a priori. Nella terza critica, la critica del giudizio, l'estetica si apre invece poi all'accezione di quel Baumgarten che pure Kant aveva criticato nella prima critica, e diventa la teoria del bello. E quindi, oltre ai giudizi determinanti con i quali conosciamo il mondo riconducendolo alle categorie, vi sono i giudizi riflettenti, i quali non sono giudizi conoscitivi. Sono giudizi che vengono esercitati sui prodotti dell'arte o anche sulla natura, analizzata non in chiave gnoseologica, conoscitiva, ma in chiave, in una chiave che possiamo dire finalistica. Quando noi vediamo lo splendore di un prato, ecco, l'occhio conoscitivo è quello che lo analizza conoscendolo, l'occhio estetico è quello che valuta la bellezza del prato. Kant usa esattamente l'immagine del filo d'erba nella critica del giudizio. Anche un filo d'erba stimola in noi il sentimento della finalità nella natura, e quindi in qualche modo apprezziamo una libertà all'interno della natura. Il giudizio riflettente è quello con il quale noi di fatto cogliamo nella natura, nell'arte, una finalità che non è riconducibile sotto le leggi necessarie dell'intelletto, ma che al contrario di fatto produce una sorta di immediato, spontaneo accordo fra le facoltà soggettive di cui siamo portatori e l'oggetto che sta di fronte a noi. In questo modo si apre il discorso di Kant come un Giano bifronte, appunto, alla dimensione della libertà nella natura stessa. E quindi, se nella prima critica avevamo tre come se, usava Kant, als ob,
conoscere la realtà interna come se rapportata a un'unica anima, conoscere la realtà esterna come se rapportata a un unico mondo, conoscere tutti i fenomeni interni e esterni come se rapportati a un unico Dio, focus imaginarius, diceva Kant. Ora abbiamo un quarto come se, conoscere la natura, guardare alla natura als ob, come se fosse finalisticamente determinata, e quindi abbiamo un salto verso il romanticismo e l'idea ferocemente anti-newtoniana che il pensiero romantico maturerà. Se c'è un tratto caratterizzante il romanticismo è proprio lo sguardo anti-newtoniano sulla natura. La natura non è un dispositivo di leggi meccaniche secondo causa ed effetto. La natura è un organismo vivente che si sviluppa autonomamente, che è orientato teleologicamente secondo fini. Ecco, quindi Kant si pone effettivamente come Giano bifronte. E questa idea, c'è un'immagine di un grande filosofo ermeneutico che è Gadamer, che era un filosofo dell'estetica, che fa proprio questo esempio andando a Napoli, vede la bellezza del Golfo e fa proprio questa considerazione: se si dovesse analizzare questo dal punto di vista empirico, il mare potrebbe essere inquinato, ci potrebbero essere tanti difetti, invece se si vede il bello da altro, diciamo attraverso un giudizio riflettente, è chiaro che il bello assume un significato diverso. Volevo, proseguendo questo ragionamento, immaginare a proposito del bello, o comunque sottolineare a proposito del bello, l'idea filosofica di Kant, che è quella del bello oggettivo. Kant nei suoi giudizio riflettente, quindi giudizio riflettente è come se fosse uno specchio opposto al giudizio determinante delle altre critiche, e quindi il bello per essere tale non deve perdere la sua oggettività, direi la sua trascendenza, il concetto di trascendenza in senso kantiano. E quindi qual è la differenza tra il bello oggettivo e per esempio il concetto di gradevole e di piacevole? E poi introduciamo anche il concetto del sublime, che secondo l'idea critica, l'idea del sublime è molto interessante perché aiuta a capire quanto il bello è oggettivo e quanto il bello è soggettivo. Cioè il sublime nel senso di smisurato, secondo una critica, è proprio lo strumento, direi, lo strumento attraverso il quale poter distinguere questa idea. Noi, per esempio, diciamo che la Gioconda è un esempio di bello oggettivo, ma se dobbiamo spiegare questo, ti chiedo, se dobbiamo spiegare il criterio attraverso il quale noi siamo certi che quello è un bello oggettivo, diciamo è più difficile prendere consapevolezza di questa idea del bello. E quindi, e poi sviluppa il discorso del bello libero, del bello adesivo, mi pare, aderente, scusami professore, bello aderente. E a proposito del bello libero, se possiamo introdurre l'idea anche dell'arte contemporanea, perché poi si passiamo a Hegel, questo lo analizziamo pure. L'arte contemporanea potrebbe avere diversi padri, diciamo da manuale, diciamo che l'arte contemporanea deriva dalle avanguardie. Penso, e vorrei una conferma in questo senso, che sia Kant che Hegel, poi vediamo dopo, sono degli autori che probabilmente anticipano prima di tutti gli altri proprio l'idea dell'arte contemporanea, dell'arte concettuale. Perfetto, ma partendo dall'esempio della Gioconda, abbiamo la possibilità in riferimento alla Gioconda di comprendere cosa Kant intenda quando distingue tra il giudizio determinante e il giudizio riflettente.
Di fronte alla Gioconda, sul piano stricto sensu conoscitivo, noi possiamo comprendere come è stata fatta, possiamo comprendere che cosa abbiamo davanti, comprendendo la sua forma, comprendendo i colori che sono stati utilizzati, comprendendo la struttura stessa dell'opera. Il giudizio invece riflettente è quello che valuta il bello della Gioconda e, come ben capite, è un altro tipo di giudizio, viene esercitata un'altra funzione del giudicare, e qui sta la differenza tra il giudizio determinante e il giudizio riflettente, o se preferite tra l'esperienza conoscitiva e l'esperienza estetica, che non possono essere in alcun caso sovrapposte e confuse. Sotto questo riguardo, Kant nella terza critica solleva una questione fondamentale che in fondo era già stata posta da Platone. Il bello è in quanto tale oggettivamente, necessariamente tale, o dipende dalla soggettività empirica di ciascuno? Ancora oggi usa dire nella nostra lingua: è bello ciò che piace. Ecco, Kant non avrebbe certamente apprezzato questa formulazione, perché questa formulazione ci riporta da un piano kantiano a un piano protagoreo. Voi sapete che Protagora riteneva essere l'uomo misura di tutte le cose, sicché, come Platone dice nel Teteto, se il miele a te pare dolce, per te sarà dolce, se a me appare amaro, per me sarà amaro. E la conseguenza che inaggirabilmente discende da questa tesi è quella in conformità con la quale non si può dare scienza. Il Teteto è un dialogo dedicato giusto appunto alla episteme. Su basi protagoree non si può costituire la scienza, perché ci si muove nel sempre cangiante ambito della doxa, dell'opinione, e quindi di opinione non può darsi scienza. Ecco, la domanda è allora, platonicamente, se il bello sia bello perché piace, o se invece piaccia perché sia bello. Nell'Eutifrone, che è un dialogo dedicato al sacro, dialogando con il sacerdote Eutifrone, riemerge diversamente declinata la questione, da che Platone e il sacerdote Eutifrone si trovano a dibattere su questo: è santo ciò che piace a Dio, o piace a Dio ciò che è santo? Potremmo porre la stessa domanda. Dio di fatto sia pure spostato su un livello più alto, su un livello massimamente alto, ripropone lo stesso criterio soggettivistico, potremmo dire. È Dio che decide cosa è bello, o è il bello che è tale e quindi piace anche al Dio? Ecco, Kant nella critica del giudizio prova a fondare l'esperienza, che a tutta prima appare massimamente soggettiva, quella del bello, su basi universalistiche e necessitanti. Questa è la sfida di Kant, che dunque distingue il bello dal piacevole e dal gradevole. Il piacevole e il gradevole sono esperienze estetiche legate in qualche modo all'interesse soggettivo, e quindi al mio interesse particolare. Il bello invece è avulso da ogni interesse ed è, per così dire, legato obiettivamente alle condizioni che non sono riconducibili al mio interesse personale. Per questo Kant prospetta nella critica del giudizio una quadruplice definizione del bello, dalla quale prova a far emergere come il bello sia un'esperienza universale e necessaria e al tempo stesso soggettiva. Da che è bensì vero che c'è nell'esperienza del bello un'esperienza soggettiva, mi piace, ma poi questo piacere soggettivo immediatamente, ed è un'esperienza che credo tutti possano empiricamente fare, tende a tracimare rispetto alla soggettività individuale, e si ha la pretesa che ciò che ci piace piaccia anche agli altri. E quindi già anche solo in questa piccola esperienza, in questa piccola fenomenologia del quotidiano, abbiamo in qualche modo a che vedere con il problema che pone Kant: come rapportare l'universale e il particolare. Allora Kant prospetta quattro definizioni, dicevo, del bello, con le quali prova esattamente a ricondurlo alla dimensione dell'universale. La prima tesi è quella che riguarda il bello come oggetto di un piacere disinteressato che, dice Kant, piace universalmente senza concetto. Piace universalmente, ma senza concetto, senza che ci sia una concettualità determinante che lo impone.
Quindi è qualcosa che ha una universalità diversa rispetto a quella della causalità o rispetto a quella dei giudizi matematici. Che 2 più 2 faccia 4 è in qualche modo, secondo concetto, valido universalmente. Ma che la Gioconda sia bella, capite, ha un'universalità di altro tipo rispetto a quella propria della matematica, senza concetto appunto, piace senza concetto, in maniera disinteressata. È interessantissimo questo elemento del disinteresse che caratterizza l'esperienza estetica. Se ne ricorderà molto bene Schopenhauer, un kantiano sui generis, molto sui generis, un kantiano estremista da un certo punto di vista, che risolve il fenomenico nell'apparenza ingannevole che bisogna strappare come il velo di Maya. Il giudizio estetico in Schopenhauer è il giudizio che, proprio in quanto disinteressato, può, sia pur momentaneamente, acquietare la volontà altrimenti sempre vorace, sempre in movimento. Nel tempo è limitato perché si estingue nel momento effimero della contemplazione artistica, ma quando contempliamo un quadro proviamo un piacere disinteressato. Quando vedete la Gioconda non provate un'attrazione erotica per la figura, quando vedete una natura morta non desiderate mangiare ciò che vedete, ma contemplate in maniera disinteressata la bellezza e quindi si placa la vostra volontà. Ecco, Kant mette a tema per primo, direi in maniera così chiara, un tema che avrà grande fortuna, e quindi questa è la prima determinazione. Si esprime nel giudizio estetico una finalità percepita senza la rappresentazione di uno scopo. Di fatto viene suscitato un piacere necessario. Ecco, sembra un paradosso. Come può un piacere, che è l'elemento massimamente soggettivo, essere necessario e universalmente valido? Sotto questo riguardo, dice Kant, qui abbiamo la seconda e la quarta definizione che egli dà del bello, è in qualche modo il bello legato a una forma di universalità necessaria. Di fatto, dice Kant, quando noi abbiamo un giudizio estetico, in qualche modo si crea un'armonia senza necessità tra l'immaginazione e l'intelletto. Kant usa l'espressione il libero giuoco delle facoltà. C'è un elemento di libertà che al tempo stesso è necessitante. Vedete come questi due elementi, che erano unilateralmente sviluppati nelle prime due critiche, la necessità nella prima, la libertà nella seconda, tendono ora a essere da Kant riannodati, vengono fatti coesistere nella stessa esperienza. Dice Kant, questo armonico accordarsi delle facoltà soggettive genera certamente uno stato d'animo che è soggettivo, ma che al tempo stesso si pretende condivisibile intersoggettivamente. Come dicevamo, io davanti alla Gioconda provo un'esperienza estetica soggettiva, mi piace, ma immediatamente faccio valere una pretesa universalistica, pretendo che piaccia anche agli altri. Questo è l'elemento fondamentale che Kant mette in gioco. E poi appunto piace senza la rappresentazione di uno scopo. A questo riguardo Kant, come anche è stato prima detto, distingue tra una bellezza libera, pulcritudo vaga, che è libera da ogni finalità, è libera da ogni fine preciso, da una bellezza che possiamo tradurre in italiano aderente, pulcritudo aderens, nel latino che Kant ancora utilizza come lingua ufficiale, come terminologia filosofica. Ecco, le tre critiche sono scritte in tedesco, ma continuamente Kant usa per le definizioni il latino come lingua precisa. E a questo riguardo la bellezza aderente è quella subordinata al concetto di ciò che l'oggetto deve essere. Se voi contemplate, che posso dire, una bella diga fatta bene artisticamente, vedete che è subordinata a una finalità molto precisa. Sotto questo riguardo diciamo che il bello è sempre legato, come si diceva, a una forma. Il bello è ciò che
in qualche modo, pur non essendo oggetto di giudizio determinante, è oggetto di un giudizio riflettente e quindi ricade all'interno di un libero gioco tra intelletto e immaginazione. Per dare anche la parola a Kant, mi sono portato anche alcuni brani antologici, giusto per suffragare con le parole di Kant ciò che stiamo dicendo. Vi leggo un breve passaggio dalla terza critica, libro primo, sezione prima, paragrafo primo. Dice Kant: per dimostrare se una cosa è bella o no, noi non riferiamo le rappresentazioni all'oggetto mediante l'intelletto in vista della conoscenza, ma mediante l'immaginazione, forse congiunta con l'intelletto, la riferiamo al soggetto e al sentimento di piacere e dispiacere di questo. Il giudizio di gusto non è dunque un giudizio di conoscenza, cioè logico, ma estetico, il che significa che il suo fondamento non può essere se non puramente soggettivo. Il rappresentarsi con la facoltà conoscitiva, in una rappresentazione chiara o confusa, un edificio regolare e appropriato al suo scopo, è una cosa del tutto diversa dall'essere cosciente di questa rappresentazione con il sentimento del piacere. In quest'ultimo caso la rappresentazione è riferita esclusivamente al soggetto e veramente, sotto il nome di piacere o dispiacere, al sentimento che quello ha della vita. La qualcosa dà luogo a una facoltà interamente distinta di discernere e di giudicare, che non porta alcun contributo alla conoscenza, ma pone soltanto in rapporto nel soggetto la rappresentazione data con la facoltà rappresentativa nella sua totalità. Ecco, sotto questo riguardo abbiamo codificato in maniera precisa, con chiarezza cartesiana, anzi kantiana, dato che Kant non è meno chiaro e preciso rispetto a Cartesio, la distinzione fra l'ambito proprio dell'estetica e quello proprio della teoretica, invece. Il sublime è anch'esso parte dell'impianto della terza critica ed è forse, ecco, qui tocchiamo il tema prima anticipato, il passaggio che più apre al romanticismo. È il passaggio che più apre al romanticismo, il sublime, il grande tema del romanticismo. Pensate al viandante sul banco di nebbia, ecco, per avere l'immagine. Cos'è il sublime? Quello è il sublime, plasticamente raffigurato. Il sublime è un'esperienza anch'essa estetica che Kant affronta nell'analitica del sublime, che è una parte della critica del giudizio, dove di fatto il sublime si distingue dal bello propriamente detto, da che il bello propriamente detto è, per così dire, legato alla forma e alla limitazione. Il bello ha sempre una sua forma, è racchiuso in una forma precisa. Perché ci piacciono le sculture greche? Ci piacciono perché troviamo una mise en forme dell'umano secondo un canone, secondo una proporzione, secondo un metron, direbbero i greci. E il bello scaturisce esattamente, direbbe Kant, dal libero gioco delle facoltà di fronte a questa messa in forma. Il sublime, per parte sua, rimanda esattamente all'opposto, all'illimite e all'informe, a ciò che di fatto in qualche modo genera una emozione fortissima, dirompente, che è in qualche modo ambigua. Mentre il bello piace, il sublime, per così dire, spariglia il nostro sentire, genera confusione, perché spavento. Per un verso spavento, terrore, zauma, direbbero i greci, ecco. Zauma, che viene banalmente tradotto con meraviglia, ma che per i greci significava molto più che meraviglia, forse si potrebbe tradurre con shock da un certo punto di vista, con una maraviglia che spaventa, che in qualche modo stimola, convoca alla riflessione critica. Ecco, sotto questo riguardo il sublime è lo spaventevole, potremmo dire, da un certo punto di vista, e ha due forme principali: il sublime dinamico e il sublime matematico. Genera l'esperienza del sublime una sorta di sproporzione fra il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto.
l'esempio appunto del viandante sul banco di nebbia, voi vedete il soggetto umano che è minuscolo, impotente, infinitamente più piccolo rispetto alla grandezza della natura che gli sta dinanzi e che lo sovrasta. Ma anche l'eruzione di un vulcano. Cioè, che, certamente l'eruzione di un vulcano è un sublime dinamico, o la potenza del mare in tempesta, che è l'esempio che adduce Kant. La potenza del mare in tempesta genera in voi non un'esperienza del bello, ma un'esperienza del sublime. O anche le grandezze matematiche, dice Kant, il sublime matematico, l'infinita grandezza. Sotto questo riguardo, il sublime, dice Kant, determina in noi un sentimento di sbigottimento, possiamo dire. E qui sembrano riecheggiare nel discorso di Kant alcune considerazioni sviluppate da Blaise Pascal nei Pensieri. Voi ricorderete senz'altro quel passaggio dei Pensieri di Pascal in cui si definisce l'uomo come un giunco pensante o canna pensante, che dir si voglia. L'uomo è infinitamente più piccolo rispetto alla natura, che può schiacciarlo in ogni istante, e tuttavia nel pensiero è la sua grandezza, dacché pensando, ed essendo l'unico ente che può pensare il tutto e anche la propria condizione, in ciò sta la sua grandezza. Kant sembra riprendere questo tema nella misura in cui l'uomo con il sublime fa esperienza della sproporzione fra la grandezza matematica e la grandezza dinamica, la chiama Kant, della natura, e al tempo stesso avverte se stesso nella propria grandezza di ente pensante. Così scrive nella Critica del giudizio a proposito del sublime e della distinzione che lo interessa rispetto al bello. Il bello della natura, scrive Kant, si riferisce alla forma dell'oggetto, la quale consiste nella limitazione. Il sublime, invece, può riferirsi anche a un oggetto informe, in quanto in esso, o per suo motivo, sia rappresentata una illimitatezza a cui si aggiunga il pensiero della sua totalità. L'oggetto stesso può essere rappresentato come sublime in duplice modo: sublime matematico e sublime dinamico. Noi diciamo sublime matematico ciò che è assolutamente grande, ciò che è grande al di là di ogni comparazione. Se poi la natura deve essere giudicata da noi dinamicamente sublime, deve essere rappresentata come tale da provocare timore. Timore, vedete, la meraviglia intesa come spaventevole. Il piacere del sublime è diverso da quello del bello. Questo infatti produce direttamente un sentimento di esaltazione della vita, quello invece è un piacere che ha solo un'origine indiretta, giacché esso sorge dal sentimento di un momentaneo arresto delle energie vitali, seguito da una più intensa loro esaltazione. Possiamo aggiungere alle formule precedenti della definizione del sublime anche questa: sublime è ciò di cui la sola possibilità di essere pensato dimostra la presenza di una facoltà dell'animo nostro che trascende ogni misura sensibile. Il sentimento del sublime nella natura è dunque rispetto per la nostra propria destinazione, che ci rende, per così dire, intuibile la superiorità della determinazione razionale delle nostre facoltà conoscitive anche sul massimo potere della sensibilità. Questo è il passaggio lato sensu pascaliano. Avvertiamo la superiorità della nostra capacità di pensiero rispetto anche alle massime potenze della natura. La sublimità dunque non sta in nessuna cosa della natura, ma solo nell'animo nostro, in quanto noi possiamo riconoscerci superiori alla natura. Superiori proprio perché inferiori, ma al tempo stesso consapevoli della nostra inferiorità. In ciò sta la grandezza dell'uomo come canna pensante, avrebbe detto appunto Pascal, come qui Kant sembra echeggiare. A proposito del sublime, dello smisurato, che seguendo queste ultime parole e facendo il paragone del mare in tempesta o del vulcano in eruzione, quindi nel momento in cui si supera il tarma, il tremore, la paura, la meraviglia, e si prende consapevolezza di se stesso, si è in grado, attraverso la ragione, di valutare il bello. In questo senso,
il bello è universale e si oggettivizza. Siccome si parla di sublime, di smisurato, c'è una dignità estetica del brutto? Ma, Umberto Eco avrebbe risposto di sì, dato che fece una fortunata storia del brutto, oltre alla storia del bello. Ma il brutto si può raffigurare in molti modi, naturalmente. C'è anche una dignità nel raffigurare il brutto. Pensate alle opere d'arte che hanno in qualche modo provato a raffigurare diavoli e demoni, o pensate ad esempio a Orvieto, nel Duomo di Orvieto c'è la raffigurazione dell'anticristo, l'unica nella cristianità raffigurata all'interno di una chiesa, quindi di uno spazio sacro. L'anticristo è il brutto, però raffigurato in forma bella, con una buona capacità artistica. In quel caso possiamo dire che cogliamo anche nel brutto un'esperienza estetica. Certo, non apprezziamo paradossalmente apprezziamo la bellezza del brutto nella misura in cui l'artista è riuscito a operare una mise en forme del brutto che risulta, anche perché c'è un paradosso a ben pensare, se il brutto è semplicemente il brutto, noi possiamo in qualche modo raffigurare il brutto in forme diverse. Un grande artista, Caravaggio, raffigurerebbe il bello in maniera artistica, mentre noi al suo cospetto raffigureremmo un brutto non all'altezza. E quindi, come dire, c'è un bello anche nel brutto, paradossalmente, per riprendere la suggestione. È molto interessante e suggestivo questo. Io poco fa ho accennato al discorso dell'arte concettuale, dell'arte contemporanea, mettendo a confronto il bello libero e il bello aderente. Secondo Kant credo che il bello libero sia più aderente, il gioco di parole, all'idea universale del bello, tant'è che fa il paragone dell'arabesco, cioè di quello stile che non è una copia della natura e che quindi interpreta perfettamente l'idea del bello, quindi introducendo il concetto di arte contemporanea, valorizzando il concetto stesso. E diciamo, attraverso proprio questa idea del bello libero, vorrei proprio sull'arabesco, sull'arte contemporanea, che esprimessi il tuo pensiero. Possiamo passare, quindi vediamo di fare un paragone all'arte Hegel. Hegel nell'idea parla di fine dell'arte, bisogna capire che cosa si intende per fine dell'arte, sottolineando che in considerazione del fatto che lo spirito raggiunge il massimo attraverso l'arte e la religione e la filosofia, raggiungendo il massimo perderebbe la sua finalità, ma in realtà l'arte non è più immediatezza, ma è necessariamente concettuale. In questo senso, i nemici di questa idea, o meglio coloro i quali filosoficamente critica Hegel, sono proprio i romantici. Cioè, l'arte non è l'immediatezza a tutti i costi, ma è concettuale, quindi non ci può essere arte senza filosofia. E quindi passiamo a Hegel, vedendo anche di fare qualche considerazione proprio su questa idea dell'arte filosofica, concettuale, contemporanea, che parte, dal mio modo di vedere, dall'arabesco kantiano e poi trova la massima espressione nell'idea della fine dell'arte. Ovviamente mettiamo tra virgolette questa affermazione tipicamente hegeliana. Allora, il passaggio sull'arabesco nella critica del giudizio è interessante, da che ci segnala come l'arte nella sua forma espressiva massima non sia semplice imitatio nature, ma sia invece produzione del soggetto, produzione del genio artistico. E questo è un tema che troverà la sua massima espressione nel Novecento italiano nella filosofia dell'arte di Giovanni Gentile. Giovanni Gentile nella filosofia dell'arte dirà che
L'arte è l'elemento soggettivo, è quello nel quale l'artista brucia nella propria soggettività. Il mondo dell'artista è il mondo della sua fantasia, altro rispetto al mondo obiettivo nel quale egli vive come tutti noi, come uomo comune. Il mondo dell'arte è il mondo della produzione soggettiva. Ecco, Kant con il passaggio sull'arabesco sembra in certo qual modo anticipare questa concezione secondo cui vi è nell'elemento artistico un elemento di soggettività creatrice. E qui bisognerebbe, ancor prima di ragionare su Kant e su Hegel, fare un piccolo preambolo, necessariamente piccolo e necessariamente impressionistico, su Platone. Come dire, la damnatio che sull'arte aveva lanciato Platone è quella contro la quale reagiscono, sia pure in forme molto diverse, sia Kant sia Hegel. Voi sapete che nella Repubblica di Platone, paradossalmente, Platone, che fu un grande artista, da che i dialoghi platonici sono opere d'arte a loro volta, o come ha detto Giovanni Reale, sono una diversa forma rispetto alla commedia e alla tragedia, sono una nuova sintesi rispetto alla commedia e alla tragedia, i dialoghi di Platone. Lui, che fu artista e che peraltro esprime tutti i punti più alti della propria filosofia non con concetti ma con rappresentazioni mitiche, il mito della caverna, gli androgeni, il mito delle isole beate, il mito di... e così via, tuttavia nella Repubblica intrattiene con l'arte un rapporto particolare, a tal punto da mettere al bando gli artisti, o più precisamente certi artisti. È una critica contro l'arte classica, esiodea e omerica. Tuttavia l'argomento platonico contro l'arte, sintetizzato molto, molto rapidamente, è essenzialmente duplice: di ordine morale per un verso, e questo è sviluppato nei primi libri della Repubblica, e di ordine ontologico, ed è invece svolto negli ultimi libri della Repubblica. Quello di ordine morale, molto semplicemente, è quello secondo cui gli artisti raffigurano il divino in forme sconvenienti e quindi veicolano modelli diseducativi per la Callipolis, per la città giusta. Non è forse vero che Omero rappresenta gli dèi mentre compiono gesti massimamente ingiusti? Non è forse vero che, e Platone cita tra tutti un esempio direi inconfutabilmente efficace, il tradimento di Afrodite e Ares ai danni di Efesto, che coglie in flagrante i due traditori con un espediente che li vincola al letto e convoca gli altri dei per mostrare l'accaduto, e gli dei scoppiano in una fragorosa risata. Non è questa una scena massimamente diseducativa? E poi anche sul piano ontologico in qualche modo veicolano immagini fasulle, perché l'esempio che fa Platone è quello del dio proteo, il dio sempre cangiante. Il dio per definizione non può mutare, il dio per definizione sempre è ciò che è e non può mutare. Il divenire invece, facendo parte, come sapete, del mondo sensibile, delle sfere più basse dell'essere. E poi c'è l'argomento nel nono e nel decimo libro della Repubblica, l'argomento contro il modo con cui l'arte si pone in quanto copia di una copia. Mimesis tes mimeseos, dice Platone. L'arte è copia di una copia, da che l'artista, lungi dal contemplare l'idea che sempre è, contempla e copia il sensibile, che a sua volta è copia di un'idea, sicché l'artista è due volte distante dal vero. Ho fatto questo piccolo e, mi rendo conto, approssimativo cenno a Platone proprio per mostrare come, a partire da Kant, maturi la consapevolezza, ma anche prima di Kant, in realtà già in Baumgarten anche, la consapevolezza che l'artista non si limita a copiare il mondo oggettivo. L'artista in qualche modo si solleva sul mondo oggettivo, con la propria soggettività bruciante, direbbe Gentile, coglie qualcosa che va al di là della pura empiria, l'arabesco prima citato.
fino ad arrivare a Hegel che in qualche misura è portatore di una visione dell'estetica molto diversa da quella di Kant. Ecco, la distanza di Hegel da Kant si misura anche e non secondariamente nel campo dell'estetica. Possiamo dire che Hegel ha criticato spietatamente Kant sia sul piano teoretico, a partire dalla fenomenologia dello spirito, come sapete, la pretesa kantiana di fare una sorta di discorso sul metodo, su come si può conoscere, è paragonabile, dirà Hegel poi nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, all'atteggiamento di quello scolastico che voleva apprendere a nuotare stando in riva al fiume senza buttarsi mai in acqua. Il solo modo per imparare a conoscere è conoscere in atto e quindi fenomenologicamente descrivere il percorso dell'autocoscienza. Ma poi Hegel confuta il formalismo di Kant, confuta la moralità kantiana, quindi la critica di Hegel investe la teoretica kantiana, la ragion pratica kantiana e poi anche l'estetica. E su questo credo che molto interessanti siano le riflessioni svolte nel Novecento da Hans-Georg Gadamer in Verità e Metodo, in cui a partire dal titolo, che forse si potrebbe anche tradurre in tedesco, è Wahrheit und Methode, Verità e Metodo, forse si potrebbe anche meglio rendere con Wahrheit oder Methode, cioè verità o metodo, perché il cuore speculativo di quel testo è quello secondo cui la verità non si può ridurre alla rappresentazione certa delle scienze. L'esperienza veritativa eccede quella del puro rappresentare scientifico, che è il campo del certo. La certezza, ossia la corretta, l'esatta rappresentazione dell'oggetto, ortotes direbbe il greco di Platone, certitudo direbbe il latino cartesiano, la rappresentazione certa del sensibile, non è la sola esperienza di verità che possiamo fare, e anzi propriamente un'esperienza di certezza e non di verità. E qui abbiamo già un richiamo abbastanza esplicito anche a Hegel. Voi sapete che Hegel critica Kant anche per il fatto che Kant ha preteso di limitare la conoscenza al piano empirico, di fatto imponendo alla filosofia di ritradursi come scienza. Hegel invece riabilita appieno la totalità e quindi la metafisica, dicendo che la ragione che Kant aveva inteso come facoltà in qualche modo da limitare a un uso euristico, invece è la facoltà conoscitiva più importante dal punto di vista hegeliano. L'intelletto astratto, che Kant assumeva come forma più alta di conoscenza, per Hegel è la forma più bassa, quella che resta impigliata nelle parti irrelate, è l'intelletto almanaccante che scompone la realtà in parti astratte, cioè disgiunte. Ecco, Verità e Metodo riabilita altre esperienze di verità, tra cui quella estetica, e in Verità e Metodo Gadamer dice che la differenza tra Kant e Hegel nell'ambito estetico sta soprattutto nel fatto che in Kant, come anche già si è detto, nel giudizio estetico, nel giudizio riflettente, non è in gioco la verità, che invece pertiene alla conoscenza e quindi al giudizio determinante, quindi all'ambito empirico. È in gioco un'altra questione, quella del bello, quella del sentimento. In Hegel invece, qui c'è la rivoluzione rispetto a Kant, l'arte è luogo veritativo. L'oggetto dell'arte è essenzialmente la verità colta attraverso l'ambito sensibile, naturalmente. Ma Hegel conduce una pungente polemica contro i romantici, come è stato detto, contro chi, soprattutto Schleiermacher, aveva pensato di ridurre l'esperienza estetica al sentimento, come se di fronte a un'opera d'arte noi semplicemente sentissimo il bello, sentissimo un piacere interno. Hegel dice la posta in palio nell'opera d'arte invece è la verità. E qui c'è la rivoluzione rispetto a Kant. Sotto questo riguardo, la,
nei corsi, come sapete, Hegel non ha mai pubblicato delle lezioni sull'estetica. Le uniche lezioni che Hegel dà alle stampe sono le lezioni sulla filosofia del diritto del 1821, anche se poi di filosofia del diritto ne sono molte altre disponibili secondo gli appunti che sono stati pubblicati dopo la morte di Hegel, che ci restituiscono anche un Hegel molto più rivoluzionario e meno irrigidito in forma sistematica e compromissoria rispetto alla censura del tempo. Sull'estetica noi abbiamo gli appunti che hanno preso i suoi allievi e che ci sono stati poi restituiti in forme diverse anche a seconda dell'allievo che li prendeva. Ecco, in queste lezioni sull'estetica Hegel dice, tra le altre cose, come è stato detto, non che l'arte è morta come gli è stato attribuito. Il tema della morte dell'arte si troverà solo in Benedetto Croce, hegeliano sui generis, ma Hegel non usa mai la formula morte dell'arte. Dice invece che l'arte è ein Vergangenes, che in tedesco significa un passato, un qualcosa di passato. E questa frase è una frase che può apparire sfingica, enigmatica, di difficile comprensione. Cosa vuol dire che l'arte è un passato? E allora abbiamo qui due possibili interpretazioni. Per un verso, forse, Hegel ci sta suggerendo che nel ritmo dialettico del sistema l'arte è un passato rispetto alla religione, alla filosofia, che in qualche modo le sono superiori quanto a forma espressiva, e quindi l'arte appare come qualcosa di superato, di passato rispetto alla religione, alla filosofia. Oppure, altra possibilità ermeneutica, Hegel ci sta dicendo che in qualche modo lo spirito che si era espresso in forme veritative nell'arte oggi trova nella filosofia la sua forma espressiva più adeguata, soprattutto con il sistema hegeliano, e l'arte in qualche modo mantiene la sua esperienza veritativa, ma come qualcosa di appartenente al passato. Difficile dare un'interpretazione risolutiva su questi temi, su questa strutturalmente ambigua definizione che dà Hegel. Una cosa è certa, come dicevo, che nell'esperienza artistica è in gioco la questione della verità. Nell'esperienza artistica è in gioco la questione della verità, da che per Hegel religione, arte e filosofia sono le tre forme dell'absoluter Geist, lo spirito assoluto. Spirito assoluto che è al di sopra dello spirito soggettivo e dello spirito oggettivo e che al tempo stesso li sintetizza, li dialettizza in una forma più alta. Spirito assoluto vuol dire in sostanza che arte, religione e filosofia non possono essere semplicemente e storicisticamente, direi, legate all'oggettività concreta del momento storico, alla forma dello Stato o di società civile che di volta in volta si affaccia sullo scenario storico. Hanno invece una pretesa veritativa universale che certo si determina storicamente, da che per Hegel verità e storicità sono simbioticamente connesse. La verità si dà in forme storiche e la stessa storia della filosofia non è altro che la filosofia pensata nei suoi stadi di sviluppo. Ecco perché non esistono le filosofie secondo Hegel, ma esiste la filosofia che si va sviluppando e svolgendo secondo i vari filosofi comparsi sulla scena storica che hanno pensato l'idea nel momento del suo sviluppo in cui loro sono vissuti. Nell'arte noi troviamo una rappresentazione della verità che quanto a contenuto è coincidente con quello filosofico e con quello religioso. Religione, e anche sul piano religioso Hegel è rivoluzionario, da che nella religione abbiamo una pretesa veritativa. Ma arte, religione e filosofia, coincidendo nel contenuto, si distinguono quanto alla forma espressiva. L'arte usa l'elemento sensibile, la religione usa l'elemento rappresentativo, la filosofia impiega l'elemento concettuale. La religione usa la Vorstellung, ossia il porre dinanzi. Nel discorso teologico Dio appare come oggetto altro da noi, che viene colto nella pura oggettività, viene colto come altro e descritto, detto, narrato in forme che non si convengono alla ragione, ma che in qualche modo servono comunque a esprimere la verità.
Potremmo dire che la religione è una filosofia depotenziata quanto a forma espressiva, e la filosofia per parte sua è una religione potenziata nella forma espressiva. Hegel lo dice nelle lezioni sulla filosofia della religione: la filosofia e la teologia coincidono in realtà quanto alla verità. E qui bisognerebbe risalire alla stessa metafisica di Aristotele, che aveva identificato ontologia e teologia. Se la filosofia, in quanto scienza dell'essere in quanto tale, si occupa dei principi primi, allora essa coincide con la teologia, che è essa stessa scienza del principio primissimo, Dio. Hegel, che non ha mai fatto mistero di essere un estimatore di Aristotele, chiude l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche con la lunga citazione aristotelica sul motore immobile, e in qualche modo tutto il sistema hegeliano riprende l'idea di autosviluppo entelechiale, cioè che ha in sé il proprio fine. Ecco, Hegel a questo riguardo dice che la religione si occupa di Dio, della verità pensata come rappresentata, Vorstellung, porre dinanzi. La filosofia per parte sua si occupa della verità nel Begriff, che vuol dire concetto, significa begreifen, abbracciare, superare l'antitesi di soggetto e oggetto, addivenendo alla più alta identità soggetto-oggettiva. E la sostanza, o come dice Hegel nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, 1807, bisogna pensare la sostanza come soggetto. La sostanza come soggetto, cioè il mondo oggettivo come obiettivazione del soggetto stesso. Il mondo oggettivo che appare altro da noi non è altro che l'io, lo spirito nella sua alterità, che viene superata riconoscendola come posta dallo spirito stesso. Quanto all'arte, che è ciò che ci interessa in questa sede, l'arte, dice Hegel, coglie la verità nel sensibile. E qui abbiamo quella che potremmo definire l'aporia dell'arte, perché la verità è ciò che è massimamente distante dal sensibile, secondo Hegel. A differenza della certezza, come la pensava Kant, il sapere nei limiti della semplice esperienza, parafrasando il titolo di un'altra opera di Kant sulla religione, per Hegel il sensibile è il luogo più inappropriato per cercare la verità. Il mondo della natura è lo spirito perso nella propria esteriorità, è lo spirito nella propria alterità, è contraddizione irrisolta la natura. La verità è, potremmo dire, metafisica, metafisica, al di là delle cose fisiche, empiriche, calcolabili. Ecco, e come si può allora esprimere la verità, l'assoluto, cioè lo svincolato? Absolutus significa letteralmente compiuto perché svincolato, sciolto da limiti. Come si può cogliere l'assoluto, il vero, nel sensibile? Questa è l'aporia dell'arte. L'arte è il tentativo di raffigurare l'assoluto nell'elemento che gli è meno idoneo, il sensibile. E allora le lezioni sull'estetica di Hegel provano a ripercorrere il modo in cui l'arte si va sempre più affrancando dal sensibile, fino poi a trapassare nel concetto filosofico. Nelle lezioni sull'estetica Hegel prende le mosse dall'architettura, che è notoriamente l'arte massimamente sensibile, quella che, pensate allo ziggurat, alla piramide, è l'arte che prova a costruire la casa del Dio. Si passa poi alla scultura, che invece è il tentativo di raffigurare il Dio, Apollo, Zeus. Si evolve poi l'arte in forme sempre più svincolate dal sensibile, la pittura, arrivando poi alle forme supreme, che sono la musica e soprattutto la poesia. La musica, che invece Schopenhauer assumerà anche in questo caso anti-hegelianamente come forma più alta di arte, la musica è quella in cui già il sensibile si toglie. Quando voi fate l'esperienza dell'ascolto di un concerto, sentite che il darsi del suono, del sensibile, si toglie nell'atto stesso con cui si dà, si cancella di continuo. E poi la poesia, che è la forma più alta, è quella in cui già subentra la concettualità filosofica. Pensate a Hölderlin, che era stato giovanile amico di Hegel, prima poi dell'esperienza
dell'impazzimento sulla torre, ma erano stati insieme amici, e molto ha inciso anche sulla formazione del pensiero di Hegel il discorso di Hölderlin. Ecco, l'arte quindi è questo tentativo di cogliere l'assoluto nel sensibile, tentativo che è aporetico per sua stessa definizione, come abbiamo detto, e che tuttavia è il modo con cui l'arte ha anch'essa a che vedere con la verità. Per questo Hegel, con una splendida espressione, dice che di fatto occuparsi della verità, quindi fare filosofia, arte e religione, coincide con la domenica della vita. La domenica della vita, occuparsi, quando non ci si occupa delle questioni feriali, ma ci si occupa finalmente delle cose che realmente contano, ci si occupa dello spirito assoluto. E quindi possiamo dire che arte, filosofia e religione sono, dal punto di vista hegeliano, la domenica della vita. Questa frase è sicuramente esteticamente meravigliosa: l'arte, la filosofia, la religione come la domenica della vita. Possiamo sintetizzare in senso hegeliano che l'arte pensa e dà a pensare, è l'elemento che pensa e dà a pensare. Io direi intanto di fare un applauso